Bene, cominciamo? Allora, quando sei pronta, Silvia, sì? Bene, allora, buongiorno e vediamo come va. Io vi ho sempre scoraggiati da fare questo lavoro, ricordatevelo sempre. Io non ho cercato voi, ricordatevelo sempre. Quindi, ecco, se noi fossimo, adesso però mi dovete ascoltare, se noi fossimo a scuola da Pitagora, quando uno entrava in scuola da Pitagora, cosa succedeva? Che? Le stava zitto per quanto tempo? 5. Io decido 5. Per 5 anni si sta zitti. Qua è tutto un chiacchierare. E io oggi manderò fuori chi sento solo una volta parlare. Perché finché parlo io non c'è rispetto. E vabbè, vuol dire che non lo merito. Ma se si fa un lavoro sacro e si chiacchiera, io mi fermo e lo dico chiaro, quella persona la mando fuori. Perché quando vi ho detto che da noi quando c'era chi dinamizzava, chi dalla bottiglione andava al bottiglio piccolo e poi chi solo poteva mettere le etichette, perché quando io travaso il mio pensiero entra, il mio sentimento entra, perché c'è movimento. Quando è chiuso è un'immagine di chiusura. Quindi quando si lavora tutti i pensieri entrano, non solo il vostro, tutti. E se uno si mette a chiacchierare, io lo mando fuori. Oppure vado via io. Ma guarda, qui non si scherza più. Qui no, è un'altra cosa. Perché finché siamo nella teoria, queste cose, diciamo, si abbozza. Ma se cominciamo a fare questo atto dove la persona è un sacerdote, e sta officiando con delle entità spirituali, se no andate a messa e mentre il prete prima di darvi la comunione vi fate una chiacchierata con uno, con l'altro, sentite il cellulare, rispondete, chiamate, voi siete dei sacerdoti, sacerdocet, lo sapete, no? Dire cose sacre, e quando chiacchierate non siete più sacerdoti, siete bipedi, neanche uomini, va bene? E c'è uno qua che conosce, un Roberto di Bologna, vediamo se c'è un Roberto di Bologna. In certi gruppi c'è questo simbolo qua. L'avete mai visto? Ci sono anche figure, statue, dipinti. Sapete chi, cosa vuol dire? Roberto, tu lo sai tu Roberto. Diglielo, dai, ho parlato tutto io. Quando uno incomincia a fare un lavoro spirituale, questa è la massoneria, il prima regola è... Pitagora, ma è ancora, vive ancora questo. Perché se parliamo la parola dovrebbe essere sacra. Ve l'ho già detto, la chiacchiera è quello che uccide. Dobbiamo fare un prodotto che ha a che fare con Marte. No, arriverà. Il prodotto che ha a che fare con Marte è il chakra della gola. Voi dovrete, voi, donare, probabilmente lo farò io, prima lo faccio fare a voi, la vostra forza del chakra di Marte nel prodotto. E sapete quante chiacchiere che entrano in quel prodotto? E pensate che funzionerà bene quel prodotto? Qui non è più, non è farmacia. Questa è, se vuoi, magia sacra, se vuoi chiamarla magia sacra, se vuoi chiamarla come che vuoi, o è pure applicazione pratica della scienza dell'iniziazione. Noi stiamo attraversando la materia, e muoviamo le cose in modo da arrivare allo spirito e poi portiamo giù un messaggio. Quando noi saremo diventati bravini, verrà un momento che non attraverseremo più la materia, perché l'esercizio del vitello d'oro l'abbiamo finito. Quindi arriveremo direttamente in collegamento con l'entità e quindi non avremo più bisogno dell'omeopatia. Ma se noi non facciamo un lavoro bene in questo percorso, noi continueremo benché vada a fare i farmacisti, ma benché vada, perché poi nessuno vorrà prenderti quel prodotto, perché a me un prodotto con dentro le chiacchiere di un altro, non so perché, preferisco di no. Ecco. Lo dico molto chiaro, perché qui adesso bisogna lavorare diversamente. Io ho una responsabilità perché vi sto dicendo tutto,
Guardate, avete mai trovato un libro che parla di queste cose? No. Chi c'è dentro? Questa è pura scienza iniziatica, che io mi prendo la responsabilità di dirla. Ma se vedo che viene presa come una chiacchiera, perché non c'è rispetto, non a me, alla cosa. Io non chiedo rispetto a me. Cacce, saluta, ciao, 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 mi, ciao, ti, senza problemi. Non è che stiamo a fare il guru, no? Ma la cosa. Allora si smette. Si smette. O si smette per quella persona e se la cosa va male, si chiude. Proprio io sono... Chi mi conosce sa che io ho chiuso almeno 3-4 gruppi nella mia vita. C'era un gruppo portato avanti per 14 anni a Monselice. Non c'è più nessuno, forse di Monselice. Uno che alza, Paolo, sempre Paolo, Andreas, andali là. Dopo 14 anni l'ho chiuso. Era ora di portare a casa il frutto, perché era diventata una liturgia. Andiamo a ascoltare Enzo. E nessuno lavorava. Se uno non lavora, a me non interessa. Scusate se parlo un po' così. Ci sono due modi per fare il mestiere che faccio io. Questo qua adesso sul tavolo. C'è il divulgatore e c'è il ricercatore. Il divulgatore divulga le cose che ha letto sugli altri libri. Bravi. Un bravo, che deve essere bravo anche con le parole. Ecco. E poi c'è invece il ricercatore che quindi porta avanti, espone un frutto di ricerche. Quindi magari come relatore non è così brillante, ma è un'altra qualità del lavoro. Io non sono un divulgatore, penso che sia abbastanza chiaro. Perché quando l'ho detto ieri, se mi fate rifare la stessa conferenza la faccio diversa. Perché ripetere, se io ripeto, sono morto. Sono morto. A c'è chi piace tanto ripetere, a me non piace ripetere, va bene, lasciamo stare il personale, quindi adesso si lavora seri. Io dirò quando è il momento che deve esserci assoluto silenzio e poi dirò quando è il momento che smette il silenzio. Non decidete voi quando è il momento che smette il silenzio. Mi sentite tutti? Sì? Bene. E poi se vedo che si mette un po' male chiamerò cortesemente due persone a farmi da buttafuori, a darmi un aiuto e che accompagnino certe persone a farsi una, in tedesco, in Deutsche Sprache, una promenade. Si intende la spagnola, si intende un paseo? Dove sta la spagnola? Eccola qua, un paseo, vabbè? Che tiene un buon paseo, vabbè. Allora, adesso siamo ancora che potete mancarmi di rispetto, perché sono come voi. Sono come voi che cerca di fare un cammino. Allora, il primo prodotto sarà quello con l'orina, che tutti avete una bottiglietta. Fatemela vedere, quella con l'orina. Quella rotonda? Quella rotonda, basta, perché io ho visto solo quadrate, allora mi è cominciato a venirmi i primi dubbi. Quella rotonda, benissimo. Allora, dinamizzeremo escarnativo. È da ieri sera che ogni angolo che giro c'è una persona che mi chiede come si gira a destra, come si gira a sinistra, cos'è l'escarnativo visto di qua, visto di là. Io comincio a avere dei dubbi. E qua c'è sempre il dialetto che spiega queste cose. Triestini, Cicero non è barca. È dialetto. Cicero è Trieste. All'interno di Trieste c'è la Ciceria, che è una zona di campagne, montagne e tutto quanto. E quando i ciceri a un certo punto hanno voluto andare in barca, come se arrivano in barca vomitavano tutto. Cicero non c'è per barca, capite? Deve decidere cosa devono fare. E se non si capisce destra e sinistra, io non so più cosa fare. Alle volte dico anche l'altra destra, non è quella destra lì, è quell'altra, vedi, c'è chi ne ha due, no, di destre. Lo faccio una volta sola, perché mi sento un po' stupidino a far questo. Allora, dinamizza escarnativo. Voi siete voi con davanti un orologio. Questa è la lancetta, anzi la punta della lancetta dell'orologio, che quindi gira. Se è scarnativo gira orario e non c'è difficile, io vado qua su, capite? Orario mio, che siete voi, è di qua,
non è di là, orario. Quindi si parte la punta comanda, quindi a un certo punto non si fa così, non cade giù. Deve essere sempre la punta, l'automobilina. Io continuo a dirvi, l'automobilina, sono partito storto, scusate. Quindi la punta, vedete la punta, io devo seguire la punta, vedi la punta che gira oraria? Quando ho finito il giro orario, va di sopra. E qui, misteriosamente, è antiorario, perché io devo togliere da qui e portare là. Quindi, dalla materia allo spirito, dallo spirito alla materia. È chiaro per tutti? No, io chiedo perché l'ho già detto forse non so quante volte. Orario, vedete? Allora mi giro le terga, mi giro di terga qui piccolino, mi dispiace, lo faccio più grande, ma vedete farlo da mezzo metro. Quindi orario, vedete che gira l'orologio? Lo vedete? Lo faccio molto grande, se no non mi vede, copro tutto. Orario. Ditemi quando... Ecco, basta. Se sbagliate, fate un prodotto sbagliato e non chiedetemi a metà strada. Basta. No, oggi sono diverso, eh. Oggi sono diverso, ve lo dico subito, oggi sono antipatico, brutto, cattivo. Ma oggi non scherzo più. Oggi non è finita. È finita. Finita. Vi ho scoraggiati. Dovremmo fare la C7, quindi dovremmo farlo 7 volte. Allora, aspetta che qua. I tempi, grazie a Donatella che ieri mi ha ripreso. Allora, Vergine Pesci, quindi faremo 22 secondi. Quindi, ma tengo io gli orologi, per favore, se no... Pensate già, girare dalla parte giusta credo che sia una prova di iniziazione, ho capito, per qualcheduno. Dalla materia allo spirito, contemporaneamente pensare la seconda prova di iniziazione. La terza del tempo la faccio io. Va bene? Quindi gli orologi li tengo io e vi dirò... Stop, alt, avanti, eccetera. Allora, faremo 40, 80, 120, perché ho letto un'altra cosa adesso. 40, 80, 120. Mi ero preso un appunto. Quindi 40, io dirò 40, quando, dirò il 5, eh? Quindi il 5 dovete essere ancora qui. 5, 10, 15, dovete essere al centro, perché chi è veloce rallenta, chi è lento si dà una mossa. Vabbè, funziona così. Quando arriva a 40 lo sentite, e qui c'è un attimo, non è un secondo, un attimo, puoi anche non farlo, tu sai che è 40. Lo fai con la coscienza oppure una frazione di secondo, tac, puoi fare anche tipo un gestino, così, vedete la mano, solo così. 80-120. Benissimo, non c'è punto cardinale, non c'è niente qua. Quindi useremo la soglia ferro siderio C6. Allora, mio consiglio, avete preso l'etichetta? Cominciate a scrivere. Allora, non mi ricordo più che gesto era questo di codice, era il D, mi sembra. Non me lo ricordo più, forse la S. E, bravi. E. Allora, etichetta. Fai l'etichetta, dai, facciamo anche l'etichetta. Allora, si comincia con scrivere così, perché questa parte qua, questa... va scritta, perché dopo l'etichetta la leggete sulla bottiglia, quindi quando guardo la bottiglia devo avere subito il colpo d'occhio che cos'è, poi mi vado a leggere tutto il resto. Non è che se scrivete tutto storto diventa un problema, quando ne avrete 2000 capirete che è un problema, quindi colpo d'occhio devi sapere cos'è. Cosa c'è, Silvia? Allora, adesso arriva Silvia, è pronta. Faccio dritto o faccio... No, falla com'è, dai. Ma basta che fai un po', non occorre che... E fai da sinistra verso destra o scrivi da destra verso sinistra? Faccio come ce l'hanno... Scrivi orario o antiorario? Ah, già.
No, Leonardo. Leonardo scherzava. E scriveva da destra verso sinistra. Vabbè Silvia, dai, fai due righe e basta, dai, ti prego. Non devi mettere una persona qui, lei è precisa anche su... Va bene. Ok, allora lì scrivi orina. Ecco. E la vostra, se volete ci mettete, ma dopo scrivete dopo, scrivete urina, scrivo anch'io. Sarebbe urina. Lo fai come che vuoi. Sotto, hai scritto urina, sotto al centro scrivi C1. C1. Bene. Poi, finito qua, giri. Prima casella in alto, quello è il gesto. Io usavo così, poi fate quel che volete voi. E scrivi E maiuscolo. C'è altro da scrivere? No, gesto E. E, avete la tabella, avete scrivervi tutto, scrivetevi tutto. E, basta. Seconda casellina, scrivi 40, 80, 120. 40, 80, 120. Scrivi anche a capo, Posso? Eh sì, Scusa, Bene, quindi avete scritto i tempi. Ultima, la data di oggi? 5 maggio. Allora scrivete 05 del 24 e sotto scrivete, se volete, io scrivevo le mie iniziali, perché eravamo in due a dinamizzare, e allora io scrivo qua Enzo per me e voi scrivete il vostro nome. L'avete fatto voi, perché può darsi che domani sia un'altra persona. Bene? Questo, scrivete solo questo per la C1. Volete che prima prepariamo le etichette? Forse è meglio. Allora, alla C2, adesso, no, tu lascia così e cambi... Faccio un'altra? No. Tu scrivete adesso orina C2, tira via l'1 e metti 2. Cambia colore. Cambia colore, tira via l'1 e metti il 2. Quindi scrivete orina C2. Bene, quello che avete scritto lì lo scrivete nella parte sotto, perché è il vecchio. La C2 deriva dalla C1. Come è stata fatta la C1? Così. Dovete legarle. Quindi sotto scrivete E, 40, 80, 120. E scrivete anche 05 del 5 del 24 le iniziali. Poi sopra scriverete E ancora, 40, 80, 120, qua non ci sono varianti, e scrivete ancora la data, 05, 05 del 24, iniziali. Bene. La riga centrale è bianca. La riga centrale scriveremo futuro la soglia. Ma la soglia non la mettiamo all'inizio, perché se un domani ci serve cambiare la soglia, io ho già due potenze che sono fatte e comincio a cambiare dalla C3 o dalla C4 o dalla C5, quello che decido. Decido io. Però se cambio la soglia e la soglia l'ho messa dall'inizio, devo incominciare a farmi la pipì nuova, devo prendermi tutto quanto. Quindi le soglie si cambiano verso metà lavoro, tanto per capirci. Capito la logica del perché? Quindi poi in realtà poi le bottiglie intermedie io le buttavo via anche, perché mi interessava la C1, la C2 e poi tenevo la 6 e la 7. E perché se c'era bisogno di cambiare, perché vi assicuro che il problema era trovare le cassettiere che tenevano quel peso, non le trovi. Non avete idea di cosa viene fuori. Bene, cos'è scritto per favore? Che su questa riga va il precedente. Sì. E su questa invece va l'attuale. Benissimo. Okay. Però era il colore, vabbè, era solo per le varianti, va bene. Adesso rimettete ancora quel verticale, scrivete urina C3. Girate il foglio. Sotto scrivete
che adesso è ancora tutto uguale, scrivete quello che avete messo come attuale nella C2. Quindi fai vedere cosa, quella che era l'attuale della C2 passa sotto. Quindi scrivete E, qui è un prodotto facile questo, E 40 80 120 e la data 05 05 del 24 e gli iniziali. Adesso aggiungiamo la soglia. Quindi adesso nella riga centrale, e potevi lasciare, nella riga centrale scriveremo soglia. Non scrivere la parola soglia, perché lì è il posto delle soglie, come sulla E non è scritto gesto, no? Quello è il posto, se no soglia è lungo, ci sono delle soglie, vi assicuro io, che sono due righe, perché alle volte le anche viene il momento che si fanno altre cose. Quindi soglia, è, non si scrive, se volete la prima volta lo scrivete. Ad ogni modo, ferro siderio C6, FE / SID C6, se no scrivete per lungo, ma è già diventato lungo. Quindi scrivete FE / SID alla C6. Bene. E poi scrivete una goccia. Perché quante ne mettiamo? Qui facciamo in modo diverso, problema mio. Trattino una goccia, GC, la goccia si chiama GC. Capite che se voi lo scrivete per esteso e uno tende a scrivere grande, una riga non basta. Ci siamo? Quindi voi adesso sapete e saprete finché quella bottiglia sta lì tutta la sua storia, come è stata dinamizzata, da dove viene, che soglia è stata messa, in che quantità. Quindi se dovete cambiare un domani la soglia, sapete cosa dovete cambiare. Cioè, questo è fondamentale, guardate che se no vi perdete in due giorni, siete già persi. Perché se vi basate sulla memoria... Bene, sopra mettete quello che farete adesso, quindi ancora E, 40, 80, 120, la data e gli iniziali. Bene, adesso dite... Beh, fatti aiutare da qualcheduno, dai, insomma, se 100 persone... Ma c'è il disegno lì... spostati, se non vedi ti sposti, insomma. C'è un posto libero, guarda qui. Però hai tutte le indicazioni sul fascicolo della volta scorsa, C'era tutto. Non voglio sapere niente, per favore non commentare, sennò entriamo già in chiacchiera. Adesso rifacciamo, scriviamo urina C4. Sottoscriviamo E, 40, 80, 120, la data, ci vuole pazienza. Il problema è se riusciremo a stare concentrati per tutto questo tempo, e gli iniziali. Adesso nella riga centrale scrivete una cosa, fate parentesi, come Totò, parente, no? Parentesi, scrivete ferro siderio C6, vuol dire che è stato messo, perché se noi c'è la C7 non so più che cos'è, me lo vado subito, lo so subito cosa è stato messo, e anche quando è stato messo vado indietro, è stato messo la C3, cioè queste, se si vuole lavorare si lavora così. Ferro siderio C6, se scrivete sempre una goccia, tra parentesi. Capite la logica? Quindi io mi porterò dietro anche l'indirizzo. Cos'è successo? Ah, c'ho tutto. Vabbè. Cosa è successo a questo microfono? Saprò. Sopra scrivo ancora E, 40, 80, 120. E a destra sempre la data. Capite che sarà un'avventura, no? Adesso scrivo urina C5. Quando si fa questo lavoro, prima si preparano tutte le carte, si preparano tutte le bottiglie,
tutto. E poi quando si dinamizza bisogna essere come sacerdote. Se incominci a scrivere, guardare e pensare, ti sei già perso. Un pochettino è perso, perché dal momento che scrivi, qualcuno lo sa, chi scrive? Arimane. Noi pensiamo di essere noi. Sempre Roberto Medico, faccio riferimento a te che mi sembra che sei il più storico per queste cose. Quando lo Steiner dice che Arimane per secoli ha seguito la mano dell'uomo per imparare a scrivere. Quando Arimane ha imparato a scrivere, come va avanti la frase? Non te la ricordi? Ha dettato. Ha cominciato a scrivere lui. Ha imparato, non sapeva scrivere. Scrivere l'uomo, no? E poi ha detto, bene, adesso scrivo io. E ti muove la manina. Quindi bisogna stare molto attenti. Quando, ma, sempre, dov'era quella che gli è piaciuto il brainstorming ieri? Io. Che differenza c'è tra scrivere a mano e scrivere col computer? Quando lo vedi? Quando lo vedo? Leggere uno scritto a mano o uno scritto con computer, macchina da scrivere, cos'è? Con la mano? No, non ci siamo. Che nella mano c'è tutta la continuità. Computer sono tutte le lettere. Quando Gutenberg ha stampato il primo libro, ha capito che era Arimane che stava scrivendo. Ha stampato la Bibbia, come esorcismo, usiamo questo termine così. Lui era un frate, quindi per proteggere. Ma dal momento che ho le lettere staccate, che è tutto quello che noi leggiamo, è Arimane, sto leggendo Arimane. Sempre per il brainstorming questo, capire cosa stiamo facendo. Se lo sappiamo, non sappiamo più scrivere. Siamo alla C5, sottoscrivo e 40, 80, 120. A destra scrivo sempre 05, 05 del 24, iniziale. Riga mediana, cosa scriverò? Parentesi, bravi, meno male. Ferro siderio, C6, una goccia. Perché non ho passato il flacone, capite? Ho usato un altro sistema. Non ho passato il flacone. Avete il contagocce, vi ho messo i contagocce, vi darò il prodotto e voi metterete una goccia. Ok. Sopra sarà sempre E. 40, 80, 120. Penso a fare una C200. È un armadio, eh? E poi mettete la data. E le iniziali. Finalmente scrivete urina C6. Sotto E 40, 80, 120 e la data. E le iniziali. Riga mediana tra parentesi. Ferro siderio, C6, una goccia. E sopra, E, 40, 80, 120, 05, 05 del 24. E se Dio vuole, detto anche Inshallah, scriviamo urina, C7, Tana. Sottoscriviamo E, 40, 80, 120, data, e riga mediana, tra parentesi, ferro, siderio, C6, una goccia. E alla fine sopra, E, 40, 80, 120, 05, 05 del 24, iniziale. Abbiamo riempito una colonna, no? Sì. Bene. Scritto tutto, ci siamo? Sì, sì, ma bella, questo l'hanno capito. Scrive, resti con i colori giusti prima. Ah, va bene.
adesso sono pedante, ma questo riempire l'etichetta è fondamentale. Vi assicuro che entrate nel caos, se no. Allora, adesso preparate una di queste sempre di queste etichette e qui scriverete, io vi ho detto cosa scrivere prima in verticale. Scrivete soglia, proprio scrivete qui, come avete scritto urina, scrivete soglia, soglia grande, non enorme, ma soglia. No, scrivi il tuo, Silvia. Soglia, ferro siderio, C6. E comincerete ad attaccarlo su una bottiglia di quelle da 100, quelle rettangolari. Ecco. Ancora silenzio, mi serve un momentino. Adesso torniamo tra di noi. Allora, avete l'etichetta, scrivete questo. Soglia ferro siderio C6, l'avete scritto. Nella riga orizzontale, quella mediana, non c'è più una soglia, perché questa è una soglia. Scrivete l'efficacia. Questa efficacia 1 milione. Scrivete 1 milione. Io in genere scrivo in lettere, perché quando arrivi a 1 miliardo non sai più capire quanti zeri sono. Fate come volete. 1 milione. Mettete la data e come origine scrivete Enzo, cosa volete che vi dica. Perché no, la facciamo col salto quantico. Quindi, quando incominceremo a dinamizzare, io vi darò questo prodotto. Questa bottiglia metterete l'acqua che avrete preparata, preparate il goccino, non più un tappo, ma mi serve quello col contagocce che vi ho procurato. Quindi si chiude col contagocce, se no la goccia non la mettete dentro. Adesso tutte le bottiglie, attaccate le etichette C1, C2, C3, C4, eccetera, eccetera. Avete cose importanti da dirvi, sento?
Va bene, fai vedere. Allora, avete le bottiglie, il tappo non era da mettere, però lasciatelo, chi non l'ha messo non lo metta, perché è vuota. Vanno? L'ho detto 100 volte, vanno nella bottiglia rettangolare. Adesso prendete le bottiglie rotonde, in teoria dovreste averne una con dentro già l'orina, no? Silvia, questa è tua. Le avete messe sarebbe meglio in questa fase, chiedo scusa, metterle schierate, non in fila. E con un dito di spazio tra una e l'altra, capirete il perché. Mi avete sentito? Quindi lasciare un po' di spazio. Se non avete messo il tappo è lì davanti alla bottiglia. Ossia, quando poi si lavorerà, non bisogna più toccare i sacchi, sacchetti, bottiglie, tappi dove sono, bottiglie che cadono, questo non deve esistere. Quindi il lavoro fisico deve essere ridotto al minimo. Bene. Maria, hai messo l'etichetta orizzontale? Vabbè, sistema bulgaro. Adesso prendete le bottiglie rotonde. Una è quella che c'è dentro l'orina e quindi è la C1 quella, sarà la C1 e la mettete davanti alla bottiglia rettangolare C1. Poi prendete un'altra rotonda, speriamo di averne abbastanza, e mettete davanti alla C2. Non occorre fare etichette, C3, C4. E mi sa che finiranno benissimo. Tutti hanno almeno 4 bottiglie rotonde? Avete tutti un bicchiere tipo di plastica da bere? Allora, tenetevelo a disposizione. Tutti un bicchierino, qualcosa a disposizione. Avete la bilancia piccola?
E se non avete la bilancia piccola, due bicchierini allora. Chiedo scusa. Ora, chi non ha la bilancia piccola, due bicchierini. Allora, avete due bicchierini? Uno? Perché è la bilancia. Ti auguro di non sbagliare. No, si sbaglia di sicuro. Non puoi fare, va bene. Se ne trovi un altro bicchierino è meglio. Scusate, perché qui se dopo dice ho sbagliato, cosa facciamo? Quindi la bilancia piccola per stavolta, ce l'ho anch'io, ma per stavolta non la usiamo, perché ci vuole più maestria. Perché dovete fare 120 grammi e dovete fermarvi. E se 121, 122, 119, invece qua useremo il siringone. Quindi adesso, ditemi quando siete seduti, per cortesia. Allora, ricapitoliamo. Tutti hanno 7 bottiglie con l'etichetta, bottiglie rettangolari con l'etichetta, 7 tappi. Tutti hanno una bottiglia rettangolare in più col tappo a pipetta con scritto soglia ferro sidereo, che la mettete fuori dai soldatini. I 7 soldatini sono lì, l'altro sta fuori, se no vi sbagliate. Poi avete le bottiglie rotonde, di cui la prima c'è dentro l'urina, che diventerà la C1, poi qualcheduno ne ha 7, qualcheduno ne ha 4, anch'io ne ho 4, quindi vedrete che si fa. Poi avete due bicchieri. Su un bicchiere ci fate un segno qualsiasi, mettete uno 0. Questo bicchiere servirà perché? Perché quando noi dinamizzeremo con la bottiglia rotonda, sono 120 ml e qui ce ne stanno 100. Abbiamo 20 ml da buttare via e li metteremo nel bicchiere avanzo. Ma deve essere qui, se no dovete andare fuori ogni volta, 100 persone che escono, abbiamo fatto il corso. Quindi alla fine si riempie, con questa dinamizzata, si riempie la sua bottiglia rettangolare, si tappa, si mette via e si butta via il rimanente. La bottiglia fuori dai piedi, non sbagliatevi, la mettete fuori dai piedi, la rotonda. Poi ve lo spiego ancora. Voi avrete una C1 fatta e avrete questa bottiglia che dovete metterci dentro 120 ml che prenderete da qui nel bicchiere pulito, siringone, che ce l'avete già il siringone, tirate fuori 60 più 60, in teoria andrebbe 119 ml. Se riuscite a farli non ha importanza. Quindi quando avete messo 120 ml qua dentro, noi dinamizzeremo la C2, non possiamo sbagliare perché la C1 è tappata, la bottiglia con la vecchia C1 è fuori dai piedi, quindi questa per forza si chiama C2, se no dovete scrivere tutto. Quando avremo dinamizzato la C2, riempiamo la bottiglia quadrata C2, butteremo via 20 ml e tappiamo quell'altra. E la bottiglia, questa l'abbiamo usata, via. Chiaro? Adesso devo riprendermela però. Alla C4 faremo una pausa perché io non ne ho abbastanza, perché l'ho fatto con Silvia, quindi mi serve un secondo di pausa e mi arrangio. Voi state fermi, tranquilli. E alla C3 useremo la soglia, vuol dire che voi avrete preparato questa bottiglia con l'acqua. 100 ml, 90, 80, 100, non ha importanza, la riempite. Perché la soglia non dovete dinamizzarla, è tutto solo averla come scorta. Quindi più o meno riempite, io ho riempito a occhio. E io vi darò la soglia. Quindi poi alla C3, quando siete pronti per dinamizzare la C3, prenderemo una goccia di questo, pipetta, metteremo dentro una goccia. Basta, la soglia fuori dai piedi, non devo sbagliare. E andiamo avanti così fino alla C7. Lo ripeto passo passo, però voglio fare tutto in fila. Chi ha fatto un litro d'acqua come l'ho fatto io non basterà. Per cui adesso dinamizziamo che sono 0,75 di acqua e poi dinamizziamo, per favore, butta via quel cellulare, per favore. Abbiamo un'ora, abbiamo lavorato per preparare la base. Questo è fondamentale.
Non incominciate a dinamizzare, molla, prendi, mi ricordo, è la morte, vi assicuro che è la morte. Perché qui avrete già 14 bottiglie più la siglia, sono 15 bottiglie. E 15 bottiglie a memoria... Napoleone dettava 15 lettere contemporaneamente, c'era una sala così con tutti gli scrivani, lui camminava e dettava 15 lettere diverse, faceva il giro. Io non sono Napoleone e credo neanche voi. E adesso che Dio ce la mandi buona, avete pronto il bottiglione? Non sento. Posso usare questo da 2 litri? Sì, sì. Con 2 litri probabilmente ce la fai tutta. Io 2 litri l'ho portato nel mese scorso, non lo trovo più, per cui sarà in giro da qualche parte mio. Adesso io prendo l'orologino, per fare, se trovo anche il terzo. Ah, ecco dove è andato. Allora, abbiamo da farci 130 secondi. E ognuno lo fa per sé, però quando comincerà bim 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 bim, ognuno capisce più, perché qua 120 timer che più o meno a distanza di 2-3 secondi suonano, ti toglie il concetto. Io faccio una proposta, che partiamo insieme e vi dico quando è 120, quindi 1 minuto e 20 secondi e 10 secondi. 130, 1 minuto e 10 secondi. Il gesto vi siete allenati, quindi tappo a sinistra. Se vi ricordate, la sinistra è quell'altra. 130 secondi. Sì, 2 minuti e 10. 130 secondi. Ma sì, ho detto sui numeri, sai che io. Tappo a sinistra. Tappo a sinistra. Mano sul tappo. Guardami. Sei in prima fila. Vado sul pulpito. Si comincia così. Palmo. Palmo, tenetela così, quindi è chiaro. E poi incominceremo l'oscillazione. Si incomincia orizzontale sempre, davanti al cuore. Io la mano non ce l'ho così, la mano ce l'ho così, ve l'ho fatta vedere. Perché qui ci sono 5 punti cosiddetti energetici, e anche qua. E io faccio fluire queste forze. Dico bene, kinesiologica, bene. Allora non sbaglio. Posso scendere da qui, che mi dà un po' di oppressione. Prendo, mi metto al mio posto perché c'ho l'orologio, ho preparato, meno male che ho guardato, avevo messo 1 minuto solo. Allora, adesso non si fa niente ancora, siete pronti? Adesso ognuno fa il suo pensiero di collegamento, decide ognuno che pensiero di collegamento fare, faccia come vuole, io non entro in questo. E sappiate che state parlando col sole, con gli spiriti della forma, quelli che nella Genesi si chiamano Elohim, di cui quello che a noi interessa si chiama Sua Maestà l'Arcai, Michele, il volto del Cristo. Siamo pronti? Allora, io per aiutarvi dirò tic-tac, faccio l'orologio vivente e tic-tac vuol dire sbattere su e sbattere giù, va bene? Quindi tic, faccio con una cosa diversa, tic-tac, tic-tac, tic, io vi darò il tempo, quindi voi pensate solamente a essere bravi, stare in collegamento e poi vi dirò i 2 minuti e 10, va bene? Siamo pronti? Allora, quando si fa 2 minuti e 10, tu devi mettere 2 minuti e 12,
perché quando vi faccio partire torno su con la mano. Pronti? Tic tac, 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 tic-tac, 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 silenzio, qua siamo nel silenzio e io guardo un'occhiata alle bottiglie. Seduti, se no non le vedo. Bene, media 98%, ce lo teniamo per buono. Per quello bisogna mettere il prodotto per alzare ogni passaggio, perché non si è mai al 100%. Però adesso può andare bene, faremo altre cose. Voi adesso avete l'acqua. L'acqua la mettete nel bicchiere pulito. Silvia, devi venire qua, se no non lo fai. Prendete. Prendete il siringone, tappi sempre chiudere, da questo momento che è attivata, tappo chiuso, lampada di Aladino, sta tutto dentro. Siringone, tirate via il cappuccio e adesso mettete, se potete, 119 potete anche dargli tutta una bella, io l'ho dato in generale, a tutte le bottiglie, bottigliette, bottiglioni, soffio, corpo col corpo incorruttibile però, è attivato, è vero che è attivato il corpo incorruttibile, sì, quei famosi piedi uniti, sì, tutto fatto, bravo. Adesso mettete 119 ml sulla bottiglia urina C1, quella che avete fatto stamattina. Quando si pesca c'è la bolla d'aria, quindi come fare due pompate, diciamo, a vuoto, in modo che non ci sia non deve esserci la bolla. Quando avete dato due pompate va via, poi si tira su, si misura 60, non state a girare sta siringa e buttate, dai, e buttate dentro. Poi se ci riuscite fate 59.
Ed è fatto. La siringa la mettete vicino al bicchiere. E adesso che la vado bene. Adesso abbiamo da fare 40, 80, 120 escarnativi. Il gesto, ve lo ricordate, quello che ero lassù. Guardando davanti lì, va giù a destra, orario. Deve proprio girare bene. Io vi dirò i 40, gli 80. Allora, pronti? Io vi darò sempre 5, 10, 15, vi darò almeno l'inizio che prendete il ritmo. Al 5, 10 siete al centro. Quindi regoliamo la velocità. Quando l'avete presa, vi sentite con gli altri, farò solo 40, 80, 120. Pronti? Via. 5. 10. 15. 20, un po' più adagio. 21, 25. 30, 35, 40, via, 5, meglio così, 10, dalla materia salgo allo spirito, dallo spirito scendo alla materia, dalla materia salgo allo spirito, dallo spirito scendo la materia. Dalla materia salgo lo spirito, dallo spirito scendo la materia. 80. 80. Dalla materia salgo allo spirito, dallo spirito scendo nella materia. 네. Seduti. Allora, la bottiglia si apre e il liquido si mette nella rettangolare con scritto urina C1. Avanzerà, quindi non state a spandere. Quello che avanza va nel bicchiere per lo scarto. La bottiglia, via, fuori dai piedi. Prego, cosa c'era? C'è la schiuma? E che problema ti fa? Voi adesso prendete una siringa da 1 millilitro.
Bene, voi avete la bottiglia orina C1. Con la siringa tirate fuori 1,2 millilitri e la mettete nella rotonda che è davanti alla C2. Va bene? Quindi orina C1 appena fatto, 1,2 millilitri, se la siringa c'è problemi gli date prima una pompatina, trovare la linea zero non è dove è il pirulino, ma prendete dove è lo stantuffo. Avete fatto bottiglia rettangolare, coraggio, bottiglia rettangolare C1, si chiude e si mette via. La siringa la mettete via, via vuol dire usato. Non è chiuso, devi premere per chiudere, hai visto? Devi girare finché vuoi. Fatto? No. Qualcheduno indietro? Fatto? Sì. Beh, adesso avete il bicchiere di acqua del bottiglione, siringone da 60 e mettete 119 ml sulla bottiglia rotonda dove avete appena messo l'orina C1. Lo dico se non ve ne siete accorti, il tappo, c'è il sigillo di sicurezza, che è quell'anellino trasparente. Potete girare finché volete, se prima non premete a fondo e poi si avvita. Qualcheduno, visto che girava a vuoto, e... ecco. Siamo pronti? Adesso torniamo alla dinamizzazione 40-80-120, orario escarnativo, e faremo la C2. Allora, come sempre, voi usciti un po' dalla tecnica, pensate sempre dalla materia allo spirito, dello spirito alla materia, che almeno aiutiamo così. Allora, devo dare due secondi. Scusate, due secondi in più. Allora, mano pronta, ormai come la va, e io vi darò 5, 10, 15, voi non state a ripetere 5, 10, 15, lo dico io, voi dalla materia allo spirito, dello spirito alla materia. Poi 40, darò la botta, e ripeto 40 perché è inutile fare 65, no? Ecco, ok. Non partite subito, sono due secondi di preparazione. Via. 5. 5, 10. 15. 20. 25, 30, 35, 40, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Seduti. Adesso questo lo mettiamo nella bottiglia quadrata C2. Quello che avanza via nel bicchiere. Bottiglia usata, via. Allora, io ho finito l'acqua. C'è un problema perché noi siamo in due con la stessa bottiglia da un litro, quindi è già finita, devo dinamizzarla. Qualcheduno deve rifare acqua? Perché adesso faccio i 2 minuti e 10. Noi ce la beviamo l'acqua. Chi deve rifarla? Bene. Tappo a sinistra. Allora, sono 2 minuti e 10 secondi. E io farò 2 secondi in più, visto per la partenza qua. Aspetta che... tanto per sbagliare ho sbagliato, con una mano sola si sbaglia. Ecco. Pronti tutti, chi deve rifare l'acqua? Siete tutti pronti? Sì. Bene. E allora io ho messo 2:12, mi servono 2 secondi, non sentite quando preme, io vi faccio tic tac, 2 secondi per me prendere la bottiglia, dovete sempre darvi quel tempo. Ok. Tic tac, 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 tic
Bene, adesso con quest'acqua dovete riempire un flacone rotondo in cui, non so se l'avete già messo, avete messo l'urina C2. Bottiglia tonda pronta con dentro 119 più 1 e 2? No, hai aspetto. Tutti? Adesso dovete prendere la bottiglia quadrata con scritto soglia ferro siderio che ha sul contagocce. Questa che ho il contagocce, giusto? Avete messo il contagocce. Allora, durante la prima guerra mondiale, così tanto parlo io, quando davano un ordine al soldato in trincea di andare dall'altra parte e dire di cominciare a sparare, il soldato andava dall'altra parte e non si ricordava l'ordine, perché è talmente il trauma di tutte le pallottole tedesche, e allora quando davano un ordine glielo facevano ripetere. D'ora in poi ricominceremo a ripetere. La bottiglia quadrata con su scritto ferro siderio, soglia, è piena di acqua? E dove volevate mettere sta soglia? Nel contagocce? L'ho detto. Prego? Avete messo quella solarizzata? Sì, quella dinamizzata 2 minuti e 10 nella bottiglia, sì. Perché mi sto chiedendo quante la fantasia umana dove può arrivare. E sempre non ce la farò mai. Ci siete? In piedi. Con la bottiglia. Adesso dipende da voi. No, 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 bottiglia io la alzo per farvela vedere. Adesso io il messaggio, vuol dire le entità spirituali che sono qua dentro, ferro siderio, se avete un po', è la spada di Michele cosmica, se avete idea di cosa vuol dire ferro siderio, io lo moltiplico sulle vostre. Nel senso, io moltiplico. Se voi avete, come il televisore, io sono l'antenna del Mediaset e voi siete il ricevente. Se è acceso, passa. Se avete il televisore spento, non passa. Pronti? Adesso dipende da voi. No, non ho ancora fatto e voglio vedervi almeno un po' fermi. Voi dovete creare la culla di devozione affinché questa entità prenda casa in quel liquido. Voi dovete farlo, dovete accendere il televisore.
Bene, io ho mandato e mi siedo. Si fagli un attimo, se non te stai lì 5 minuti. Qualcheduno una volta ha detto, il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Quello che è di più da dove viene? Da Satana. Da Satana. Il parlare sia sì, sì, no, no. Adesso, conta gocce, una goccia non vuol dire 5, e la mettete nel flacone rotondo dove faremo la C3. Una goccia. Adesso abbiamo il flacone rotondo con la C3, con la futura C3, con dentro l'acqua, con dentro la C2, con dentro la soglia. Quindi adesso la portiamo dove vogliamo arrivare noi, a quel livello, capite? Quindi adesso è l'alzo del cannone, la soglia è quello che dice come e dove. Quindi abbiamo ancora 40, 80, 120. Si dinamizza scarnativo, sempre quello là, che non è quello lì. Cerchiamo di partire dal cuore e non dalla laringe. Allora, io dirò solo, darò i 5 secondi, 40 e 80, va bene? Sono sempre 2 secondi di non ascoltare. Via. 5. 10. 15. 20. Dalla materia allo spirito, dallo spirito alla materia. Quaranta. Cinque. Dieci. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Cinque, dieci, quindici, venti, venticinque, trenta, trentacinque. 40. Allora, avete la C3, si apre e si mette nel flacone con scritto C3. E quello che avanza va nel bicchierino. E la bottiglia si mette via. Tutti hanno le bottiglie per fare la C7 delle rotonde? No. Io ad esempio non le ho. Allora prendo le 3 che mi avanzano.
le quattro che mi avanzano, controllo che sono ben vuote e le soffio. E adesso sono buone. A voi. ...119 mm nella bottiglia tonda per fare la C4. Uno, 2 millilitri del prodotto C3 dentro il flacone rotondo che faremo la C4. Flacone tondo per fare la C4, tutti pronti? Tutti pronti? Solito gesto. È il più difficile, questo è il gesto più perché è per gli snodi, però amen. Allora, 40, 80, 120. Io non dirò più materia, spirito, spirito, materia, perché sennò mi incasino con i secondi. Ho rischiato, chiedo scusa, però è andata bene. Quindi io dirò solo 5-10, a voi fare i pensieri. 2 secondi di vuoto. Via. 5. 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40. Adesso riempite il flacone rettangolare C4 e quello che avanza nel bicchiere. ml, ma non usare l'imbuto, ma se metti l'imbuto quando lo usi la seconda volta porti il messaggio della prima, scusa, far così, non sai far così, sì, ma adesso hai fatto un casino, perché l'imbuto aveva il messaggio di quella di prima, non so, vabbè, puliremo dopo, se ci riusciamo, mettici tanto cuore che ti diano un bonus. Uno o due millilitri di urina C4 dentro il flacone rotondo. Pronti? No. Io ho finito l'altro. Anch'io, ce ne manca neanche... Quanta ti manca? No, anch'io per la prossima, adesso ce la fai questo, qualcheduno gli dia un po' di acqua, poi la dinamizziamo tutti insieme. Anch'io sono gli sgoccioli. Bene. Pronti per il 40-80-120. Pronti? C'è sempre il cuore alto, il cuore grande, grande, grande. Va bene, 2 secondi di zero. Via. 5. 10. 15. 20. 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 80, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Riempire bottiglia quadrata C5. No, C5, vai. E quella che avanza, bicchierino. Adesso preparate il bottiglione per dinamizzare. Chi ha da farlo? Chi ha da farlo, in piedi, si dinamizza il bottiglione. Allora, 2 minuti e 12, io do il tic tac, 2 minuti e 10, sì, 12 perché c'è 2 secondi in più, io do il tic tac e voi lavorate. Io do solo il tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Tac, tic, 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 tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Tic tac, 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 tic tac. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac,
riempire flacone rotondo per fare la C6. Per chi è pronto, inserire 1 o 2 ml di C5 dal flacone quadrato a quello rotondo. Siamo pronti per dinamizzare la C6? No, non alzatevi perché è evocativo. C'è il punto di domanda, il punto esclamativo e il punto non lo so. Hai messo la soglia? Hai messo la soglia? La soglia, scusa, il prodotto. In genere è sempre meglio mettere prima l'acqua e poi si mette l'1,2. È meglio, però fate come volete. Se siamo tutti... Io sempre do i 5 secondi, va bene? I primi due sono a vuoto. Via. 5. 10. 15. 20. 25, 30, 35, 40, 5, 10. 15, 20, 25, 30, 35, 80. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 120. Questa è la C6, questa è la C6, la mettiamo nel flacone rettangolo quadrato C6. Lo scarto
nel bicchiere di recupero. Centodiciannove millilitri nel flacone tondo. Più 1,2 di urina C6. È l'ultimo prodotto che farete con me, eh? Avete capito che con me non ne fate più, perché è un'esperienza così. Cioè, qualcheduno è stato anche molto bravo, qualcheduno era da mandare via. Medico pietoso, prodotto non funziona. Per capire questa posizione che vi crea tanti problemi, tenetela come una candela. Candela, mi vedete? Vado sul palco. Uno solo. Normale. Mano destra. Adesso fate così. Fine. Però deve andare sempre non così verticale. Eccola. Va bene? Si parte normale e si fa così. Questo rovesciamento vi serve per dopo non avere la lussazione della spalla, perché altrimenti non ce la fate. Se siamo tutti pronti, qualcuno dice no, siamo tutti dal cuore. E se è partita quassù, gli ultimi non so cosa succede laggiù, proprio non lo so. Va bene, io farò sempre il 5-5-5 e l'ultima, 5-5-5, i due secondi non servono, lì sono per me. Via. 5. 10. 15. 20. 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 80, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 120. Quindi avete una orina C7? Sì? Bene. Adesso, questa qui, siccome è la mummia del corpo astrale, come dice Roberto, giustamente, io non so cosa c'è dentro la vostra mummia. Può esserci anche cose un po' pesantine. Allora, per metterci un po', chiamiamolo, di protezione, mettiamo il prodotto Nevelana, che è il prodotto che agisce specifico per l'anima. E qualcuno non lo conosce, perché qui sono gruppi misti. Allora, tutto parte da un'indicazione dello Steiner di meditare sul bianco della neve, ma il bianco della neve, quando snevica, sapete che anche il cielo praticamente è bianco-grigio, no? Cioè, vedi tutto bianco. E per conoscere il segreto della materia. Allora, era un giorno, mi trovavo in una bellissima nevicata e ho detto, questa è la volta, perché la neve qui chi la vede? Almeno da me non si vede. La nebbia sì, la nebbia sì. Si può fare una bella meditazione. Avevo tempo e questo è un altro discorso che io adesso mi pento di quel che dico. Andrebbe imparato, sì, andrebbe imparato. Bisognerebbe imparare a parlare con le cose. Perché dentro c'è un seme di luce, amore divina. Se io parlo, se io mi metto nel mio seme di amore e luce divina, ci parliamo. Se mi metto come bipede, chiacchierone, quello non mi parla mai neanche. Va bene. E allora bisogna capire l'essenza della neve. L'essenza della neve, che se ad esempio nevica in città, tanto facciamo così, e voi scendete un bei 20 centimetri e andate a prendere la vostra automobile, non la ritrovate più, sono tutte uguali, sono tutte coperte da 20 centimetri, e qual è la mia? Se ti ricordi sì, ma se non ti ricordi non lo sai. E così vale per i gradini di casa, vale se ci pensate, cancella, arrotonda tutto quello che è struttura, ma la struttura è materia poi diventata, no? Quindi la materia che come atomi, che è entrata nella struttura sostanziale di luce, azoto, carbonio, e quindi caduta da rimane, perché lì c'è lo scorpione, c'è la morte, la neve, questo manto bianco, annulla l'effetto della caduta, la caduta fin nella materia. Quindi questa è la madre, c'è una madre che è il manto azzurro, che è quella delle stelle, e c'è una madre del manto bianco. Quindi, capito questo, molto sintetico, ma è l'essenziale è questo, e si fa un prodotto omeopatico, anzi è pseudo-omeopatico. Si prende la neve, mi ricordo ho preso una bottiglia così di neve, e lascia che si scongeli, e il mattino e la sera la tieni, un tempo di dedicarti, al mattino nel pericardio e la sera nel quinto ventricolo. Questa è la dinamizzazione, non c'è più bottiglie che non si sbatte più niente a quel livello. Dopo una settimana che lo tieni così, mattino e sera, lui è pronto. Però è un prodotto per il corpo astrale, nel senso animico che supera questo elemento della caduta, quindi un po' più, perché l'astrale sappiamo che parla col fisico, si chiama psicosomatica, quindi lavora lì. E poi l'ho voluto completare,
perché nel dono di tre pastori c'è pane, latte e lana. Il pane per il corpo fisico, il latte per il corpo eterico e la lana per l'astrale, che ha portato al bambino, perché il bambino è nato di calore, ve l'ho detto qualche corso, lo sapete. Quindi ho preso della lana, l'ho pestata in un mortaio, c'era un mortaio, pestata, non triturata, pestata perché c'erano i fili, pestata quei 5 minuti, senza orologio, pestata che arrivasse, non dico polvere, ma insomma sminuzzata bene, e l'ho messa dentro nella lana e nella neve. Quindi non è più omeopatia, non c'era la dose, non c'era niente. C'era, guardando, ho detto sì, va bene così. Questa era la dose. Come vi ho detto, se è un momento che si butteranno via i tempi, saprai che è il tempo è giusto. Abbiamo iniziato. Questo fra 40 anni, spero anche prima, lo farete anche voi. E poi il prodotto è finito, basta. Quindi non c'è C1, C2, non c'è niente, c'è solo lui, e questo prodotto poi si moltiplica. Quindi a un certo punto questo è il prodotto, e si moltiplica per salto quantico. Quindi tutte le entità che sono qua dentro si moltiplicano e diventano d'aiuto. Più di uno qua dentro ce l'ha, l'ha usato, e ho ricevuto, quello ha rifatto, dei buoni feedback, grazie per chi li ha mandati, finalmente qualcuno scrive. E si usa, normalmente si mette 4 gocce sulla pancia, che sarebbe l'anima senziente, 4 si mettono sul polmone destro, che è l'anima razionale, 4 sul polmone sinistro, che è l'anima affettiva, e 4 sulla nuca, dove c'è il microfono che non funziona, che è l'anima cosciente. Bene, e si mette, questo è la base, una o due volte al giorno, fate quel che volete, uno deve sentirselo. Però tanta gente ha cominciato, c'ho male al qua, c'ho male ai denti, c'ho un ascesso, c'è questo, e tanta gente usata in loco ha avuto, perché lavora su tutto quello che riguarda infiammazione in senso luciferico che agisce nel fisico. Molto buono, sono molto contento. E questo lo inseriremo in questo prodotto dell'urina, che potrebbe essere un po' troppo forte nel senso troppo attivo. E se è troppo attivo, uno all'inizio c'è il contraccolpo. Quindi il manto bianco della madre più la lana fa da armonizzazione affinché il prodotto, lo stiamo facendo qui, io penso che faccia questo, e quindi stemperi un'eventuale azione troppo forte. Non toglie nulla a quell'altro, perché io moltiplico, io assommo all'entità dell'urina, unisco un'altra. Il fatto che ne vada al 30% non vuol dire che l'urina al 30% è meno forte. Parliamo di entità. Non è che se arriva la madre va via al 30% del padre. È chiaro? Non c'è limite. E non hanno problemi di metri quadri di superficie di convivenza. Usciamo da questi pensieri. Quindi io adesso lo farò per fare questo prodotto qua. Se qualcheduno con l'occasione se lo vuol fare per portarselo a casa, invece che avere una bottiglietta, si prende quello che vuole, 2 bottiglie, avete bottiglie, avete acqua, fate quel che volete. Basta la distillata in questo caso. Non occorre dinamizzarla, quindi fate quel che volete, però non fatemelo fare 5 volte. L'ha detto, basta distillare. Sì, lo so che si chiama distillata. Sono io che non so come mi chiamo più. Adesso voi avete una bottiglia di urina C7, più o meno 100 ml, dico bene? Chi mi rimisura gli taglio ditino. Più o meno 100 ml. Prendete una bottiglia vuota. Sempre da 100, la vedete? È vuota. Dividete il 100, le fate diventare 2 da 50. Per sapere che è uguale, poi le mettete vicino e misteriosamente c'è lo stesso livello. Thank you.
Adesso tenete una bottiglia che abbia almeno 50-60 ml oppure anche 5 litri, quel che volete, facciamo nevelana, quello che volete. Il minimo sono 30, quindi 30 ml, ma fate quel che volete. Allora, quella bottiglia io la devo vedere con tutti insieme, perché l'acqua distillata non va dinamizzata. Bisogna togliergli la osmosi, che lo farò io. L'importante è che voi avete una bottiglia di acqua distillata in mano. Il volume, quello che volete. Potete, se volete, per usarla qui, usate quella che abbiamo anche dinamizzato. Per portare a casa basta acqua distillata normale. Quello che volete, 100 ml, 1 litro, 5 litri, quello che volete. Ma si usa a gocce, eh? Le lasci lì, don't touch. Adesso devo fare nevelana. Quando siete pronti, sembra di sì. No. E no. Pronti? In piedi. Adesso, allora, chi ha la bottiglia solo di acqua distillata, non dinamizzata, chi c'è quella dinamizzata, non me la faccia vedere. Chi ha solo la distillata, tipo questa, voglio vederla. Bene, adesso io devo togliere l'effetto dell'osmosi e farla diventare, per chi sa che cos'è, acqua di Saturno. Quindi un bel soffio. Bene, adesso facciamo il salto quantico dell'acqua nevelana. Quindi io mando il messaggio, a voi riceverlo. Fatto. Adesso voi avete il nevelana e avete le due bottiglie di C7 di circa 50 ml, quindi il 30% di 50, lo sappiamo fare a mente, vero? È circa 15, vedi che ci riusciamo ancora. Quindi adesso prendete, io ho quella piccola importanza, la bottiglia di nevelana, tirate fuori 15 ml e le mettete in una. Prendete altri 15 ml e le mettete nell'altra. Ci sono anche siringhe più piccole. C'è anche quella da 5 che avevo preso. Anche da 20, ma non entra dentro. Dovete usare il bicchierino. Però non siamo farmacisti. Se invece che 15 ml sono 15 e mezzo, a noi va bene lo stesso. Vengono due bottiglie uguali. Ci va il nevelana? Il nevelana ci va. Pensavo volessi tenere una letta. No. Avete anche la siringa da 20, eh? Non state a farmi 15 volte, eh? Sapete quanti errori fate? Thank you.
Per chi ha finito, prende il foglio delle etichette e copia l'etichetta della C7, la fa doppia. Tale e quale. Adesso, l'avete fatto? No. Allora, quando scrivete urina C7, state un po' in alto, perché sotto dovete scrivere più 30% di nevelana. Va bene? Eh sì, ci arrivavo pian pianino. Quindi alla fine avete due bottiglie di urina C7 con scritto più 30% di nevelana e tutto il resto uguale. In realtà questo non si lavora così, perché questo è un complex adesso. Lavorando bene, ma questo a noi non ci interessa adesso, avremmo dovuto tenere l'urina C7 in un cassetto, prenderne una parte e aggiungersi la lana per averla questa sempre da sola. E diventava un complex, non è più un prodotto singolo, è un mix. Va bene? A quel punto si scrive in verticale, si scrive proprio un'etichetta bianca, si scrive quello che c'è dentro, perché adesso bisogna capire l'efficacia di questo. Tutta sta storia per capire l'efficacia, che sarà il grande terno all'otto. Guardiamo chi fa cinquina. Tutti hanno due bottiglie di urina C7 più 30% di nevelana? Sì. Chi no, lo dica. Bene, allora adesso diventa delicato. Adesso io ve lo dico chiaro, se uno fiata io smetto, perché adesso devo collegarmi a tutte e 200 bottiglie e capire come sono di efficacia. Vuol dire che devo entrare e uscire. Chi non l'ha mai fatto pensa che sia che niente, chi l'ha fatto sa cosa vuol dire. E quindi se c'è un disturbo io non lo faccio più, perché è una fatica non da poco. Chi sa come vanno queste cose, chi non lo sa ci ascolti il cellulare che glielo spiegherà. Quindi lavoreremo così. Aspetta, prima guardo il mio, così c'è un riferimento. Va bene. Allora, quindi adesso è il momento, che se no non lo faccio, perché è come andare a spalare 10 metri cubi di ghiaia in 5 minuti, per chi sa queste cose. Quindi solo la prima fila, siete voi, alzate la bottiglia, che io le veda, solo la prima fila. E adesso vado a dormire. No, sto bene. Allora, no. La saliva non la facciamo. A parte che ha passato tutta la mattinata. Se volete vi spiego come si fa, proprio bene, e poi ve la fate a casa. Oppure tra un mese, forse ancora meglio. Preparate i movimenti, tra un mese, tanto siete vivi ancora, fra un mese ci saremo, forse. Allora, questa è la mia. È venuto fuori efficacia infinito. Capito? Infinito vuol dire che io decido quanto è. Posso decidere che questa basta una goccia, posso decidere che mi serve un litro, decido io. Capite? Questo è il problema del mestiere. Ecco. Perché quando dico che si dinamizza, si va a parlare con le gerarchie e quell'altro,
uno dovrebbe mettersi sull'attenti interiore e invece preferisce parlare. E vabbè. Si chiama senso del sacro. Senso del sacro è l'assoluto diaco. Non è la devozione. Devozione è venere. Senso del sacro è lo zodiaco. Quindi se non è il senso del sacro, tutte quando io parlo di costellazioni, toro, non ci vai. E il prodotto scende, fa, qualcosa sempre fa. Ma abbiamo trovato un 50, deve aver fatto proprio qualche pasticcio. O noi fatto, beh, non lo so, forse hai messo due volte, non lo so cosa puoi aver fatto. E Andrea, cosa dici? Tu che sei esperto di prodotti. Quanto ti ho detto te? 5, eri un 5, bravo. Però c'è stato uno che aveva meno di 5, chi era? Io non lo so. No, c'erano tre Tiziano. Sì, c'erano tre, chi era? Ah, Tiziano, Sono contento per te, ma per te perché ci conosciamo da tanto tempo. Quando qua la gente chiacchierava, io guardavo lui, adesso lo dico, giusto? E lui guardava me. Non ci siamo detti niente. E ringrazio perché ha sostenuto molto. Anche altri hanno sostenuto, che ringrazio. Però una roba così con 100 persone non c'è più. Vi spiego e ve lo fate. Avete le bottiglie, avete tutto e ve lo fate. Bene, allora, questo è il vostro lavoro, quindi si prende, diciamo, il riferimento con le gocce che vi ho detto, alla sera. Con questi prodotti non c'è prima dei pasti, dopo i pasti, a metà dei pasti, non c'è più niente. Tutta quella roba lì sotto la lingua, sopra la lingua, non c'è più niente. Ecco, per un mese. E la cura, cioè, domani non succede nulla. Tra un mese, quando ci vediamo, qualcheduno forse gentilmente dirà cosa ha sperimentato. Perché dovrebbe esserci come effetto quelli che previsti. Ah, ve l'avevo detto, disintossicazione, i principali, poi reni migliorati, quindi se qualcuno ha problemi, dolori, roba, ma reni, sapete, Roberto medico, poi per favore, poi un attimo, si dice due parole sui reni e sull'aspetto occulto degli organi, no? È uno degli organi fondamentali, dei quattro organi fondamentali, dico bene, io ti tiro la volata e poi per favore, che lo sai molto meglio di me, se puoi dirci due parole. Al momento che finisco disintossicazione lo capiscono tutti, poi lavora sui reni, dice beh, cosa fai sui reni, no? Armonia interiore, abbiamo detto, questo già è già un po' di meno, ma guardate che non è un di meno perché è poco. È che non è proprio il suo, stiamo lavorando sull'urina, quindi prima cosa acidi urici, pulire tutto. E chissà sugli acidi urici, non l'abbiamo visto, acidi urici, aspetta che me lo scrivo, quindi acidi urici vuol dire poi articolazioni. Chi c'ha un bel ginocchio, un bel gomito, di quello che non si piega più? Tutti, no? Tranne la minorenne qua, che però guarirà anche, vedrai che guarisci. Tutti abbiamo qualche cosina che non siamo più cavallette, no? Acidi urici. Pensa se avete sbagliato e l'avete fatto incarnativo. Qualcuno ha sbagliato la destra con la sinistra? No. Allora, dovrebbe essere un miglioramento del 60% in 3 mesi. Qui questo è lunga, perché sono depositi da una vita, no? Vabbè, i mesi passano per agosto, dai, questo lo vediamo ad agosto. E va bene. Bene, basta. Questo era quello. Scusate, controllo perché ho scritto qua dietro al volo nella dispensa proprio. Non era previsto. Prego. Allora Enzo, adesso diciamo che questo prodotto io lo so fare, no? Sì. Niente. Io lo so fare. Posso farlo per qualcun altro? Ti vai la mattina a prendere la pipì di Primo Spina?
lui se la fa. Ah, se la fa da solo, vabbè, allora hai risolto quel problema? Certo. Se vedo le indicazioni, vuol dire. Perché c'è una matrice. Noi non abbiamo questi concetti, ve l'ho già detto, la parola matrice la comprendo, matrix, matrice, la capisco, ma non sappiamo il mondo delle matrici. Il mondo delle matrici è più degli io di gruppo, e il mondo delle matrici è qualcosa che noi non conosciamo. Non conosciamo. E va bene, quindi se una cosa la collega alla matrice, c'è l'universale. Dalla matrice scendono tutti i regni di questa terra, passati, presenti e futuri. Finché non arrivi sul futuro Giove, avrai ancora l'uomo con i regni. È un'altra omeopatia, molto poco omeopatica. Però la domanda che ho fatto prima rimane valida. Certo, tu puoi sempre farlo. Hai soglia, ferro siderio ce l'hai, il gesto ce l'hai, l'acqua ce l'hai, basta. Tutti possono farlo. Basta stare attenti e basta. Il problema è, vedete, il problema è bottiglie, bottigliette, etichette, tutto quanto. Bisogna lavorare, come avevo detto, tavolo pulito, niente che disturba, fuori dai piedi tutti quanti. E quando si fa quel lavoro si decide, oggi lo farò, no, lo faccio domani. Perché se ho dormito poco, se sono nervoso o altro, non siamo più in risonanza. Va bene? Scusa ancora perché sì. Però me l'hai tirata addosso. Addosso, questo ti chiede. La moltiplicazione. Non lo so, caro. Questa è la seconda, dipende da te. No, ho capito. Si può fare. Comunque. Tutto si può fare, caro. Dipende se c'è la patente. Hai la patente di moltiplicatore? Proveremo. E Roberto, vuoi il microfono? Vuoi venire qui per cortesia? Lavagna, benissimo. Cancello io, faccio il boccia, finalmente un lavoro che mi piace. Questo non ve lo faccio fare. Ve lo fate a casa e basta, perché abbiamo ancora il problema con la destra e con la sinistra, vi rendete conto? Ringrazio. Il regalino, ma non è facile, ecco così, tac, sono parlare di queste cose. Questo proverò, è il regalino. Allora, parliamo del rene. Per inquadrare il rene nei libri di medicina, nella scienza dello spirito e medicina, Stein parla dei quattro organi cardinali. E questi quattro organi, appunto, rifacendoci lo schema iniziale, non sono abituato, ma... Poi quello è un po' stanco, Ti do questo, ma non so se funziona, perché no, vedi... Non lascia stare, basta che parli sul piatto del microfono. Pa, così? Sì, così. Ecco. Noi abbiamo visto in questi giorni i quattro elementi nel loro... diciamo dal calore, l'aria, l'acqua e la terra. Nel ciclo di generazione che segue, il ciclo di generazione cosiddetto che segue le tappe evolutive che la terra ha percorso, vedi scienza occulta, abbiamo questo movimento qui, abbiamo visto tante volte, e questo è tutto da vedere. Sì. Allora Steiner dice questo aspetto, diciamo, dei quattro elementi fondamentale è portato nell'organismo umano nei quattro organi fondamentali, che sono appunto il cuore, il rene, il fegato e il polmone. Questi quattro organi collaborano insieme nella formazione della proteina che è contenuta nel nostro sangue. Noi sappiamo che nel sangue abbiamo una parte
corpuscolata, dove ci sono i globuli rossi, i globuli bianchi e piastrine, e una parte, diciamo, sierosa, liquida, che è composta appunto fondamentalmente da proteine, oltre tante altre cose. Questi vengono prodotte dal fegato. Ora, che cosa ci dice del rene? Ovviamente bisogna sempre inserirlo all'interno. Il rene controlla l'elemento dell'aria. E come lo fa? Controlla la distribuzione dell'aria interna e in questo diciamo, si fa aiutare da un altro organo che è l'effettore, che è il polmone. Un esempio classico per chi conosce: se uno soffre di asma, qual è la terapia chimica normale che si dà per un asma? Il cortisone. Il cortisone che cos'è? È un estratto sintetico chimico di ghiandola surrenale. E così via. Perché oltre al ciclo di generazione abbiamo le diagonali. Abbiamo un altro rapporto diagonale tra il fegato, tra il fegato e il cuore. Potremmo dire, in termini di elementi, tra il fuoco, calore, fuoco, mettiamo come fuoco che è meglio, tra il fuoco e l'acqua. Quindi questo, in questo ambito, cosa si vede? Si vede il rapporto che ogni organo cardinale ha con tutti gli altri quattro, dialogano in continuazione. Ogni organo ha una funzione primaria che svolge all'interno dell'elemento, perché gli elementi ovviamente sono liberi. Quando si avvicinano nell'uomo vengono organizzati e distribuiti dai quattro organi cardinali. Quindi il rene, che lavora nell'aria, con l'azione, diciamo, vicaria, effettrice del polmone, cioè diciamo, il rene comanda e il polmone esegue. Steiner dice, a proposito della respirazione, che per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, questa è la respirazione, che fa capo al polmone. Allora, nella respirazione abbiamo due fasi, la inspirazione e la espirazione. L'inspirazione, che avviene nel polmone, l'aria entra, ma il motore è nel rene, potremmo dire accoppiato al rene, la vescica. L'espirazione invece, da cosa è controllata? Dal fegato. Quindi anche il fegato collabora col polmone e collabora col rene. Quindi questa è la centralina, le due linee, diciamo, di controllo. Questa è un'azione a livello di elementi con questi altri organi. Adesso non c'è tempo, ma ovviamente bisognerebbe, neanche io dovrei rivedere anche gli appunti, perché non è che sono cose che posso esprimere così liberamente avendoli ben presente. A livello, se saliamo a un livello, parliamo di eteri, invece che cosa abbiamo qui? Abbiamo l'etere della luce. Quindi l'organo, la funzione del rene, qual è? È quella di essere, viene chiamato un emuntorio, cioè un'azione simile a quella che si fa mungendo. E da lì nasce tutta l'urina. Questo è sempre, sì, da qui nasce tutta l'urina.
Adesso vedremo perché. Perché è l'organo più irrorato che c'è in tutto l'organismo. Il sangue continuamente circola velocemente, viene filtrato e viene succhiato, dando origine, ecco qui, questa azione di risucchio dal punto di vista fisico, di assorbimento che è condivisa con la vescica, fa sì che dal punto di vista degli eteri si liberi una, diciamo, la corrente che Steiner chiama la corrente di irradiazione renale, che è un etere di luce che dai reni, destro e sinistro, percorre la colonna vertebrale e va su, diciamo, lungo il midollo spinale, entra nel cervelletto e esce dagli occhi, da qui lo sguardo, tutta la patologia. Tutta la patologia dello sguardo, no? La patologia, insomma, tutto il significato dello sguardo. Sappiamo che ci sono alcune culture che sopportano male che una persona. Vabbè, adesso poi c'è il malocchio, insomma, ci sono tante cose. Perché sono correnti astrali praticamente che dai reni vengono lanciate verso l'esterno, etere di luce. Ecco, quindi abbiamo la funzione diciamo fisica elementare di controllare l'aria nel suo rapporto con l'acqua, fondamentalmente, perché nell'elemento dell'acqua invece controlla il fegato, però il fegato da solo non la fa, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti in questo, e qui abbiamo nuovamente l'azione che il fegato ha con il fegato, cioè con il cuore, scusate, e con il rene. Ecco, questo è un po' l'inizio, sono solo dei flash, bisognerebbe organizzare la cosa diversamente, però ecco, l'idea di trasformare quello che noi conosciamo, magari è una chiave di lettura universale questa qui, e in una anche modalità di effettuare una diagnosi, è estremamente importante, cosa che la nostra medicina, quella accademica, non insegna, perché questi organi sono separati tra di loro, oppure hanno delle funzioni ma non si capisce bene il rapporto. Un pallido esempio di tutto questo, che viene rinnovato anche nella medicina antroposofica, è contenuto in parte nella medicina cinese, e io ho visto che ci sono delle analogie molto forti, per cui ci sono i sistemi, diciamo, i sistemi di questi sono organi, rene, cuore, fegato, poi a questi corrisponde la loro componente astrale nei visceri, negli organi vuoti. Nel vuoto, nel cavo, agisce il corpo astrale dell'uomo. Qui, per tornare al rene, il rene ha una funzione, non so se tutti l'avete presente, ma soprattutto il suo viscere accoppiato alla vescica è proprio un'otre, una bisaccia, che non è ferma, è una bisaccia che così si contrae. E quando dobbiamo andare in bagno è perché ovviamente questa tira giù e munge dall'altezza dei reni. Quindi questo preparato, che è l'urina, anche questo Steiner spiega come, quando fisicamente noi espelliamo le urine, c'è come contro il processo un'irradiazione dall'alto, e questo lo si vede nel corpo astrale anche, si libera. E questo viene tutto, sarà capitato, tutti i brividini nella schiena che vengono quando uno è proprio. E questo solo per dire che sono tutte correnti astrali che si liberano, eteriche astrali che si liberano verso, diciamo, sganciandosi dal basso, si liberano verso l'alto. Basta. Grazie. Credo che molto grazie. Grazie. Scusate le. Scusa, è tratta sulla fisiologia occulta.
Che cosa? Sì, fisiologia acuta ne parla. No, fisiologia acuta parla soprattutto dell'uomo metabolico visto dal punto di vista planetario, quindi... E questo la... In scienza dello spirito e medicina. Non scappare. In scienza dello spirito e medicina trovi, tutte queste, sono questi due libri fondamentali. Ci hai fatto un regalone, grazie. Eh? Un regalone ci hai fatto. Grazie. Vabbè, che... Quindi vedremo anche la vista, no? Poi adesso, non voglio togliere niente, però la vista è l'insieme della corrente ascendente del rene che incontra quella del sole. Per cui bisogna capire quale delle due crea problemi. E quindi fondamentalmente il rene, perché il rene come pianeta è Venere e come metallo è il rame. La polenta la fai nel paiolo di rame. Perché il rame governa l'acqua e siamo lì, capite? Allora si capisce, si può andare avanti coi pensieri, benissimo, però mi ha fatto molto piacere che l'hai messo sul gesto, chiamiamolo così, della proteina, e con le diagonali. E ci sono, le abbiamo dentro, ecco, questo mi ha fatto molto piacere. Credo che abbiamo finito, non so, io sì. Cosa devo fare? Ah, l'acqua che, che avanza, gli date una bella soffiata, se soffiate bene potete anche recuperarla, però, oppure buttate nel giardino, però fate una soffiata, con ringraziamento, perché non è uno scarto, è che la bottiglia era da 100. Grazie. Prego. Ma anche l'acqua che abbiamo... Ma quella lì cioè, è buona per una vita, eh? Adesso non so, cioè, l'acqua distillata è meglio non berla, però non so che dirti, se c'hai posto te la tieni, se no soffi e la porti in terra. Cosa c'è? Prego. Dopo queste parole di Roberto, rene ed uscita, no? Il prodotto che abbiamo fatto, non so se non l'ho sentito, che percentuale ha di essere messo un miglioramento della vista dopo il... Ah, aspetta, cioè, il mio o il tuo? Chi è da 5 tu? 5 gocce, sono 5 gocce, dov'è? Allora. Però sai, vista qua, io non voglio chiedere un altro regalino a Roberto, perché però vista, miope, prospite, cataratta grigia, nera, diciamo quello normale, uno che con gli anni si mette gli occhiali e diciamo senza patologie particolari. Quello che è la famosa carrozzeria che se ne va. Quindi, sì. Un 50% circa di miglioramento. Vabbè, mica poco. Almeno non peggiori, perché c'è anche l'altro problema che poi sappiamo che si va giù, no? Prego. Se faccio lo stesso prodotto. Che mi accompagna. Sì, spero. Le gocce da prendere. Tu quanto l'hai fatto? Tu sei un 5? Sì. Beh, vuol dire che l'hai fatto bene, sarà un 5. Che dipende da... Allora, c'è una cosa che volevo dire più tardi, però adesso faremo la pausa. Ad ogni modo, se si sbaglia totalmente, ciao. Se si sbaglia la potenza, magari fate un'altra cosa, dice ma devo fare la C5, la C6, la C7. C'è la tabella, ve l'ho data. Diciamo che sbagliate. Allora, se si sbaglia su un uomo, cosa vuol dire? Che siccome abbiamo detto che il corpo omeopatizza continuamente, ve l'ho detto tante volte, quindi il corpo in realtà, lui sa che potenza ha bisogno. E se tu sbagli, e dovresti saperlo anche tu, se sbagli lui mette a posto. Però cosa vuol dire? Che quel farmaco agirà tipo dopo 7 giorni. Ci vuole del tempo perché lui sistemi le cose. Se sbagli per un animale che non c'è Dio incarnato, impiega molto più tempo, me l'ero scritto anche da qualche parte, magari ve lo dirò poi con calma.
E se sbagli per una pianta ci va anche un mese. E se sbagli per una pianta, cosa devo fare? C'è il microfono da letto. Se sbagli per una pianta ci va anche un mese prima che la pianta omeopatizzi. Sul terreno neanche parlarne. Quindi se sbagli di poco, una settimana, vabbè, aspettate una vita, aspettare ancora una settimana, insomma, no? Perché dopo arriva la seconda dose, quindi... Se sbagli per un animale, hai detto? Ci va, può andare un 15-20 giorni, adesso dipende, dipende anche quanto errore uno ha fatto, no? Ma se solo la C, perché è sempre un problema, perché io credo quando un medico dà la C, in realtà fa un terno all'otto, io credo, perché si va per esperienza, non c'è proprio una razio. E vabbè, e quindi ci impiega più tempo il corpo a, diciamo, portare a quel livello che è necessario. Non è la fine del mondo, per fortuna. Parla questo, sì, adesso parla. E facciamo un po' di pausa, visto che abbiamo parlato di pipì tutto il tempo, con tutto quel gla 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 che abbiamo fatto.